Sarà forse un Natale senza sci ai piedi. Si avvicina il 3 dicembre, data in cui scade l'attuale DPCM e verranno annunciate le nuove misure per combattere la pandemia. Probabilmente non ci sarà nessun allentamento delle restrizioni, nemmeno a cavallo di Natale e dell'Epifania. Gli impianti sciistici rischiano di non aprire per nulla. Per quanto riguarda gli impianti, stiamo già in fase pronti, nel senso che già abbiamo predisposto tutte quelle che sono le organizzazioni per poter iniziare la stagione nuova. Per di più ci abbiamo fatto quelli che si definiscono gli adeguamenti Covid, quello di aver dato la possibilità di fare tutte quelle organizzazioni tali da contenere il distanziamento e tutto. Ora noi vorremmo solamente una certezza che sia definitiva, in modo tale da poterci non organizzare, da poter stare sereni, da poter affrontare questa nuova stagione. Quello degli impianti coinvolge una filiera indispensabile alle aree montane, che riguarda anche albergatori, ristoratori, commercianti, e intanto si ereditano anche i problemi dello scorso inverno, segnato da poca neve e soprattutto dal lockdown di marzo, il mese maggiormente indicato per le settimane bianche. È stato un anno da dimenticare sotto certi aspetti e ora ci auguriamo di riniziare con una stagione un po' più bella, diciamo, dell'anno scorso. Mi auguro che si trovi una regolamentazione da poterci dare la possibilità di aprire. Se questo non avviene, è che lo Stato ci garantisca quelli che sono gli investimenti, da poi il sostegno di spesa che noi realmente abbiamo, non con delle elargizioni che fanno ridere. Noi abbiamo bisogno di un sostegno perché ne vale, noi tutto l'indotto che verte negli impianti, alberghi, tutto ciò che è l'economia della montagna. Noi viviamo con i nostri impianti, con i nostri alberghi, i nostri territori montani. Se non riusciamo a avere questa apertura degli impianti, andremo in un fallimento totale del territorio.